Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Questa mattina i carabinieri di Palermo hanno dato esecuzione ad un provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della locale procura nei confronti di 11 soggetti ritenuti tutti gravemente indiziati dei reati di detenzione e spaccio di stupefacenti. Secondo l'ipotesi accusatoria, gli indagati si sarebbero resi responsabili di centinaia di cessioni di singole dosi di cocaina, hashish e marijuana commesse nel quartiere Cucciria, noto per essere un centro della movida frequentato da studenti e turisti. L'indagine trae forze d'origine dall'attività di controllo del territorio svolta capillarmente dalle stazioni che operano nel centro cittadino. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.